Ciao da Nicoletta e magari oggi mi vedi un po' stanchina perché ieri è stata una giornata intensissima. Abbiamo fatto un corso sulla gestione del tempo nella TV Svizzera e poi la sera una serata a Lugano. Cosa voglio dirti oggi? Anche ieri mi chiedevano, ma chi è che ti dà tutta quell'energia? Cos'è che dà energia a una persona? Cos'è che la rende viva? Cos'è che le dà vitalità? Cos'è che le permette di tirar fuori il meglio? Amare ciò che fa. Cosa ami? Cosa ti appassiona? Cos'è quella cosa che ti porta a non guardare l'orologio, a non guardare il telefono, a essere sempre qui e ora, a essere concentrato, a sentire che tutto è fatto al momento giusto e al modo giusto? Cos'è che ti permette di seguire il flusso? Perché se trovi quella cosa veramente sarai meglio di te. La tua anima gioirà e tutto sarà fluido, tutto sarà semplice, tutto sarà vitale. L'augurio che ti do è di essere veramente nel flusso e di trovare cosa ami, cosa ti appassiona. E un altro piccolo suggerimento è quello di farti le domande giuste. Che domande ti fai la sera? Perché io non, il lunedì sera non ho pensato, oddio, domani che giornata infernale. Alle 7:30 esci di casa, finisci poi a mezzanotte. E poi sicuramente ci saranno i tuoi collaboratori a casa da te e finirete tardissimo. Non mi sono chiesta dove trovo l'energia, come faccio, oddio chi me l'ha fatto fare, oddio come mi sono organizzata male, pur tenendo i costi di gestione del tempo. No, l'ho scelto, l'ho deciso e le mie domande sono state: come posso dare il meglio di me domani? Come posso trovare quell'energia sottile che mi dà la forza e la motivazione? Sai, ti confesso e ti do un piccolo segreto. Qual è il segreto della forza? È veramente circondarti anche delle persone giuste. So che qualcuno mi dirà non posso scegliere. E se non scegli tu, la vita sceglie per te. Ciao, ciao da Nicoletta. Ciao, ciao.